Per la colazione andiamo a preparare un morbidissimo ciambellone. Iniziamo lavorando due uova. Un pizzico di sale. Aggiungiamo 200 g di zucchero semolato. Andiamo quindi ad aggiungere 150 ml di latte, 100 ml di olio. Io uso un olio di semi di girasole. Vado a grattugiare la buccia di due arance, pesano all'incirca 300 g. Ovviamente la buccia deve essere edibile, altrimenti limitatevi al succo di arancia. Vado quindi a spremerle. Ho ricavato 100 ml di succo d'arancia. In 300 g di farina aggiungo una bustina di lievito per dolci. La vado a mescolare. E aggiungiamo un po' alla volta al composto. Vado quindi a versare il composto in uno stampo da ciambella. Io utilizzo uno stampo da 28 cm di diametro, se la volete più alta potete utilizzare uno stampo da 26. A completamento del tutto un po' di granella di zucchero se vi piace. Andiamo ad infornare ora il nostro dolce a 180 gradi per circa 35 minuti, facendo sempre la prova a stecchino per verificare che il dolce sia cotto all'interno. Io utilizzo un forno ventilato. Ed ecco la nostra ciambella sfornata. Verifichiamo sempre la cottura. Il nostro dolce, appena si sarà raffreddato, è pronto per essere gustato. Se volete potete decorare con un po' di zucchero a velo. Come sempre, se la ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un like, un commento giù in fondo al video o ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette! Ciao a tutti da Margie!